Bentornati a Sotti Gaming, siamo ancora qui su Kingdom, la puntata delle 19. Pronti? Allora, ci eravamo lasciati qui che praticamente il nostro villaggio era stato attaccato pesantemente e stavamo soffrendo un po', insomma. Però piano piano ci stiamo riprendendo da questa brutta avventura, diciamo. Piano piano... Che cazzo c'ha qui? Ah beh, un po' di nebbia. Piano piano stiamo ricostruendo il villaggio, stiamo riprendendo tutto ciò che era stato rubato, tutti i nostri concittadini che erano stati praticamente, diciamo, liberati, cioè liberati, erano stati un po', diciamo, erano stati presi sotto il loro controllo, diciamo, erano tornati persone normali invece di essere nostri concittadini. Si sa che cazzo ho detto, che l'ho spiegato in maniera veramente obbrobriosa, però... Se siamo capiti. Allora, a me mi servirebbero altri cittadini in realtà. Vediamo se qui ne trovo qualcuno. Salberi intanto li togliamo dei coglioni. Qua qui c'è. Ah, non c'è più. Oh. Piano piano. Non c'è più qui il campo. Questa è una brutta cosa perché in realtà era una buona fonte di gente che poteva aiutarci. Quindi dobbiamo tornarcene un attimo dentro la nostra città e finire di sistemare le cose. Allora, abbiamo qualcuno che sta senza fare un cazzo, ma parecchia gente sta senza fare un cazzo. Quindi adesso gli diamo un po' di archi e gli do pure un martello. Anche se il martello costa... Ah no, costa 3 il martello, dai. Però un altro lavoratore mi serve, raga, perché sono un po' indietro con i lavori. Quindi, ecco, vedete, cioè questa qui adesso è costruita 2000 giorni fa. Ok, tu intanto paghami. Perfetto. Poi, cioè, c'ho una curiosità. Noi siamo andati sempre a destra, guarda, perché in realtà da sinistra ci siamo venuti. Ma qui a sinistra ci sarà niente? Boh, adesso ho da un'occhiata. In realtà non ci posso andare perché ho il cavallo stanco e non mi fido tanto ad annacci col cavallo stracco, perché sennò se incontriamo qualche malvivente, chiamiamolo così, qualche mostro del cazzo, rischiamo la vita di brutto poi. Però mi servono altri concittadini a me. Oh, qui posso fare qualcosa. Ah, qui posso fare i campi. Perfetto. Farò altri campi, però dovrò fare pure altri contadini in realtà, perché sennò facciamo un po' poco. Però i campi sono fonte di grande guadagno. Ok, quello è senza fa niente. Lo potrei far diventare un altro contadino. Tu c'hai niente? Niente, due monete tu. Tu? Oh, niente tre tu, guarda. Cioè, i campi danno parecchi soldini. Ok, allora. Chi è cacca? Oh, guarda i soldi che ha cacato, tu. Non me le volete da tu, te le volete tutte per te. Venga tassato come tutte quelle altre. Non che fa come te pare, tu. Sto muro proprio non lo vanno sistemare. È inutile che continuo a buttarci i soldi perché tanto... Un tracciettino la famo. Visto mai qualcuno la pia. E poi di qua, se hanno sistemato quello che io ho detto di fa, ci credo poco. Hanno fatto... Sì, hanno sistemato qua. Ah no, no, non si sa un cazzo. Ma sto muro lo volevamo fare, sì o no? Capirai, che le va. Va a po'. Vabbè, dai. Dai, arciere il cazzo. Dai. Chiappatele neanche due o tre volte. Neanche due o tre volte che sfondano il muro. Ma non tutto tosto. Comunque cominciano a diventare veramente toste. Cominciano a diventare, raga. Dai, uno solo è rimasto, uno solo. Ammazzatelo, vi prego. Dai, un colpo. Le tre frecce. Oh. Cazzo. Allora, tu. Torna da dove sei venuto. Allora, raga, io. Voglio andare a esplorare. Oh, sì, grande. Vai. E non c'ho un'altra moneta, vaffanculo. Che cazzo è qui? No, c'ho da venire. Adesso più i soldi e ci vengo, raga. Non so che è, però mi è piaciuto un sacco come cosa. Quindi ci manna assolutamente proprio. Da vedere che cazzo è quella roba. Forse potrebbe essere qualcosa di buono.
qualche, ne so, qualche benedizione, qualche cosa. Adesso andiamo a vedere. Nappia, cioè, guardate, tutto mezzo distrutto. Allora, per il momento non abbiamo grandi problemi di soldi, quindi... Però abbiamo problema con le difese. Non so, proprio ottime, diciamo, eh. Datemi più soldi possibili che mi servono. Ok. Allora, qui non posso fare niente. Allora, te compro un altro martello prima di andare via. E qui compro un altro arco, che gli arcieri non fanno mai male. E poi qui c'è da finire i lavori, cazzo, perché... Cioè, guarda, guarda, tutti i lavori incompleti, ciò. Che cazzo. Andiamo a controllare che si tratta di qua, però. Dai, su, cavallino, datte una mossa, fa qualcosa de cavalloso, fa. Corri. Cioè, non è possibile che tu hai fatto un metro e sei stracco. Sto bosco è un po' troppo buio per i miei gusti, eh. Questo è diventato un tutt'uno con la natura, è diventato, guarda, amico del cervo. Ok, eccolo, 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 eccolo il tempio, ecco il tempio. Che fai, o tempio? Si è acceso. E che cazzo fammo? Mo che ti sei acceso? T'ho dato altre po' di monete? Io sto una lira, non te do. Già che ti sei acceso e ne ha fatto una fava, non mi è piaciuta come cosa. Oh, tu, secondo tempo un tempo, va. Venite nel mio villaggio, sarete accolti come non mai. Secondo me tocca ripagarlo quel tempio, perché sono saputi un po' pochi quei soldini. Cioè, guarda, oh, e te la costruì. Ma dove sono i costruttori? Io... Ah, ecco, ci sta Nava, questo cappuccetto rosa. Cazzo. Cioè, fino adesso non ha fatto una sega, mo è presa la voglia di lavorare, gli è presa. Allora, 3 monete, famo un altro martello, almeno famo un altro costruttore, perché sennò... Qui siamo nei guai più seri. Qui la difesa è abbastanza buona, se la riparavano. Forse pure. Madonna, i big money! Oh, bravo, bravo, va. Pure tu c'è niente da pagare, bravo, bravo, paga. Cazzo, stanno arrivando? Signore, qui le mo tenute no a bada, di più. Qui manco le vediamo, raga. Il problema è da quell'altra parte che non se ne caga nessuno. Gli arcieri stanno tutti qui, non si sa perché. Cioè, c'ho 600 arcieri, tutti qui. Che cazzo sta a fare qui? C'è da andare pure da quest'altra parte. Infatti, di qua c'è uno stronzo da solo che sa da ammazzare. De buono che almeno ci chiappa. Ma sto muro non penso reggirà ancora molto. Infatti si è sbracato. Grandissimo arcerone. Bravo. Allora, vai. Cioè, io che cazzo riguarda? Guarda, costruisco, che cazzo costruisco? L'unico di un muratore che c'avevo, eccole! Mortacci vostra. Dai, per una moneta, forse, vaffanculo. Allora, io vi ricompro il martello per l'ennesima volta. Sfruttatelo subito, non mi fate incazzare. Perché non è possibile, cazzo, che io vi compro le martelle a rotta di collo e voi le buttate. Perché non lavorate. Non è proprio possibile sta cosa. Allora, voglio provare a andare a ripagarla un'altra volta quella cazzo di cosa lì, di chiesa, tipo, diciamo, chiamiamola chiesa, per vedere che succede. Tu dove vai a fratta? Dove vai, stronzo? Ritorna al lavoro tuo. Che poi mo ci mette 6 ore per tornare lì.
Proprio quando ha preso il martello in mano e ha capito che ha da lavorare, è troppo tardi. Vai, faccio pure tu. Al cavallo finalmente si è fatto ora di correre. Ecco. Vediamo se si accendono pure quelle altre due e che succede qualche cosa. Un'altra volta ho da pagare. Oh, ma basta. Che succede? Succederà qualche cosa? No, cioè tu mi hai fatto spendere un puttanaio di soldi per che cosa? Per niente. Ma che cazzo sei servita? Ragazzi, se qualcuno sa che serve quella cosa, per favore ditemelo. Perché a me stanno già i coglioni il fatto che ho speso tipo 15 monete per niente, quando le potevo usare per fare qualche altra cosa. Oh, bravi, bravi. Perlomeno questi si fanno valere e tirano fuori 4 soldini, 4 spiccioli. Andiamo, andiamo con sto martello. 6 ore, cazzo. Questa pure la costruiamo perché sono bei soldini. Poi io direi di fare una bella cosa. Cioè, qui siccome... Ah, non la posso fare. Penso una e basta la posso fare. Avrei preferito di no. Questo muro che dimo lo sistemiamo. Madonna, cioè, i campi mi danno sempre un fottio dei soldi. Di qua come siamo messi? Che sto muro fa un po' schifo. Però potevo aspettare un po' di più prima di... Cioè potevo aspettare passare la notte prima di usarlo. Invece così si trovano praticamente in balia dei mostri. Io spero che non attaccano. Ci credo poco però. Cioè, ma che cazzo è? Via, 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 via. Cioè, dai, vabbè. Ma com'è possibile? Io non ho le difese per poter fare una cosa del genere. Cioè, sono arrivato in branco. Cioè, io ho pagato. Cioè, che. Voi mi dite, che cazzo l'ho pagato a fare quella cosa? Io pensavo, che ne so, dava un minimo di protezione, qualche cosa. In realtà no, cioè, neanche curato niente. Sono arrivati così, hanno fatto un man bassa. Cioè, eccolo. Chi corre? Oh! Ah no, se ne vanno, se ne vanno. Datemi i miei big money. Perché non me... Ah, ah, io pensavo che non me cagavano. Oh, oh, ma che cazzo fate? Fanculo, va. Oh dai, quanto volete correre dietro? Attaccate, cervi del cazzo. Cambiamo direzione. Non corre più il cavallo, raga. Cioè, sono morto, penso. Adesso mi inculerà. Appena hanno finito di incularmi i soldi, mi inculano la corona. Io sono sicuro di questa cosa. Capirai. Ecco, inculate il soldo e vaffanculo, va. Bastardo. Tu, cavallo de merda. Cioè, inutile, proprio inutile. Cioè, adesso mi avranno sbudellato ogni cosa. Mi avranno sbudellato. Ma io sono sicuro, no? Ti guarda. Guarda. Mo paga, ripagale tutte. La ricompri l'arco. Guarda. Chi ce l'ha i soldi? Cioè, sono praticamente morto, raga. Il prossimo attacco non lo reggo. Non penso che riuscirò a reggere il prossimo attacco, ma penso proprio di no. Perché adesso devo usare tutti i soldi per far tornare a loro. Però io non capisco perché non mi ha fatto fare difese più ignoranti, senti. Perché non è possibile, io non posso ampliare più di così, non è giusta sta cosa. Cioè, se mi fermo qui, non mi fa più ampliare. E non capisco il perché. Ma può da passare una notte intera senza difese. Oh. Oh,
Guarda la gente che ho perso. Guarda, guarda. Ma dai, cazzo, però. È ingiusta sta cosa, eh. Cioè, io sono senza difese, praticamente. E come cazzo fommo? Senza una lira. Se mi arriva addosso sono morto. Se arriva un'altra ondata come quella di prima, ciao core. Sto andando avanti solo con le soldi di questo qui. E che, come cazzo fa? Ne ho da aver buttato le soldi in quella cazzo di stato. Io pensavo faceva qualche cosa di carino. Invece ne ha fatto una fama. Ha dato solo che un'inculata mi ha dato. Comunque ragazzi, io direi con questo che anche questa puntata, mi raccomando, continuate a seguire la serie, datemi dei consigli nei commenti, mi raccomando, condividete il video per aiutarmi a crescere, un saluto a tutti da Comando Wolf, ciao a tutti ragazzuoli! Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati a tutti Gaming, siamo ancora qui su Kingdom con la nostra principessa. Allora, il nostro, diciamo, villaggio, vedete come vedete, sta crescendo molto bene, e questo è una buona cosa. Vediamo se qualcuno di loro intanto ha qualche soldino da darci. In realtà, no, non si caga niente nessuno. Allora, stavo leggendo i vostri commenti. Stavo leggendo i vostri commenti e alcuni di voi mi hanno detto che posso attaccare. A parte il fatto che posso essere anche re, questa cosa.